Ben ritrovati amici interisti e amici di PassioneInter.com, sono Lorenzo Polimanti, responsabile editoriale di PassioneInter.com e questo è il nostro settimo episodio di Passione Inter Talk, il podcast in cui commentiamo tutte le notizie del mondo Inter e lo facciamo con tanti grandi ospiti anche oggi. Prima però vi presento i miei ormai consueti compagni di viaggio, a partire dal co-founder di PassioneInter.com, Fabrizio Scoglio. Ben ritrovato Fabrizio. Grazie Lorenzo, un saluto a te, un saluto a tutti. E i nostri consueti redattori Antonio Siragusano, ciao Antonio. Ciao Lorenzo, ciao ragazzi. E Raffaele Caruso. Ciao Lorenzo e un saluto a tutti i tifosi nerazzurri. Allora ragazzi, inizia una settimana molto calda, non solo dal punto di vista climatico, perché? Perché come vi stiamo raccontando ormai da giorni su PassioneInter.com, da oggi si entra nel rettilineo finale, diciamo così, per diverse trattative importanti. Innanzitutto c'è il giovane Agumé del Sochaux, ve lo abbiamo raccontato in esclusivo su PassioneInter.com, l'Inter ha alzato l'offerta a 6 milioni di euro circa per anticipare Juventus e Manchester City, soprattutto, che stavano cercando di reinserirsi nella corsa. Ma come abbiamo raccolto in esclusiva da fonti vicine al giocatore e alla trattativa, lo stesso giocatore si è preso 10 giorni di tempo per decidere dopo l'incontro avvenuto con l'Inter la settimana scorsa, quindi in questa settimana dovremmo esserci, salvo sorprese, sarà un altro rinforzo per questa Inter, dovrebbe essere il ritiro a Lugano, poi in base anche a quello che sarà il parere di Antonio Conte si vedrà se sarà un giocatore da primavera o che possa fare parte anche già della prima squadra. Accanto a questa è caldissima, come vi abbiamo detto, la trattativa per Edin Dzeko, del quale parleremo poi in maniera più approfondita con un nostro grande ospite, il giornalista Andrea Di Carlo di Teleradio Stereo. Ma soprattutto, notizia calda di questa mattina, di queste ore, è vicinissimo Nicolò Barella. Diciamo che di fatto c'è già un accordo con l'Inter col giocatore che ha già accettato il contratto messo sul piatto dall'Inter. Si lavora più che altro sulle contropartite col Cagliari in un affare da circa 50 milioni di euro. Tutto fa pensare comunque che si arriverà alla fumata bianca, anche perché Barella è un nome indicato da Conte nella sua lista per il mercato. Io quindi ragazzi vi chiedo innanzitutto che cosa ne pensate di Barella e poi dopo vi lancio anche una piccola provocazione. Raffaele, tu cosa mi dici di questo giocatore? A me piace tantissimo ed è secondo me un centrocampista perfetto da consegnare a Conte. È una pedina che manca nel nostro centrocampo e sta facendo vedere grandi cose anche in nazionale. Contro la Grecia è stato uno dei migliori in campo, secondo i giornali, è andato in rete, ha sfiorato anche il gol in altre circostanze e ha impressionato comunque perché lo trovi da tutte le parti del campo e soprattutto dimostra anche con la nazionale di avere anche compiuto del gol. Questa è una cosa da non sottovalutare. Sicuramente con Conte è un profilo adattissimo al modo di giocare di Conte, quindi io credo che possa rappresentare un acquisto importante. Ci sono alcune comunque polemiche riguardanti il costo del cartellino, magari ritenuto eccessivo da alcuni tifosi, però secondo me è un investimento che va fatto. È giovane, è promettente, è italiano e secondo me può fare veramente grandi cose. Per quanto mi riguarda, Lorenzo, anche a me Barella piace tantissimo, è uno dei migliori giovani italiani senza dubbio in questo momento. L'unica cosa è che vedendolo in nazionale è sembrato evidente comunque che Barella si esprime meglio in una posizione di centrocampo più offensiva. Infatti quest'Italia ha assunto un volto diverso rispetto al passato col doppio play e quindi Barella ha senza dubbio fatto più inserimenti anche rispetto alla sua posizione più arretrata al Cagliari, una sorta di Nainggolan bis potremmo definirlo, quindi eventualmente in un centrocampo a tre dell'Inter vedrei difficilmente la coesistenza di Nainggolan e Barella. Ciò comunque non vuol dire che l'Inter adesso, una volta che compra Barella, dovrà cedere Nainggolan. Anzi, consideriamo anche che probabilmente Barella, anzi sicuramente Barella inizierà il ritiro con qualche settimana di ritardo, visto che è stato già convocato per l'Europeo Under 21 e quindi serviranno entrambi i calciatori, soprattutto in vista poi di un ampio turnover. Però dal primo minuto vedere due incursori come Barella e Nainggolan insieme non sarà semplice, piuttosto servirebbe un altro palleggiatore o comunque un giocatore più di equilibrio come Visino Gagliardini al posto dell'uno dell'altro. Sì, mi collego anch'io a quanto detto da Antonio, sono perfettamente d'accordo. Barella è un giocatore che sicuramente può essere molto utile alla causa nerazzurra, però la coesistenza con Nainggolan potrebbe non essere ottimale.
anche perché un centrocampo Brozovic, Nainggolan, Barella avrebbe delle caratteristiche molto diverse da quello che ammiriamo in nazionale, dove Barella agisce accanto a Jorginho e Verratti, che sono due centrocampisti con i piedi molto raffinati. Quindi sono d'accordo con Antonio, e secondo me l'arrivo di Barella non precluderebbe l'arrivo di un altro centrocampista, possibilmente dalle spiccate caratteristiche tecniche. Fermo restando comunque che Barella il palleggiatore lo sa fare, e sa fare anche il trequartista puro, però è evidente che rende meglio in quella posizione di mezzala offensiva però rispetto agli altri due centrocampisti. Infatti io ho notato che nel dibattito pubblico si veda un po' troppo Barella come un picchiatore o semplicemente un incontrista, cosa che assolutamente non è. Sono assolutamente d'accordo con Antonio sotto questo punto di vista. È un giocatore che ha grande tecnica e accanto ad altri giocatori con i piedi raffinati potrà sicuramente esprimersi al meglio. Potrebbe un po' rappresentare il Vidal della prima Juventus di Antonio Conte. Ecco, in questo senso quindi io vi chiedo, giustamente prima Raffaele ha sottolineato anche un fatto che poi si collega a quella che voleva essere la mia provocazione successiva. 50 milioni per Barella, molti li hanno reputati una cifra troppo elevata, nonostante comunque anche in nazionale, come abbiamo detto, stia facendo vedere grandi cose. 50 milioni per Barella, allo stesso tempo un altro grande obiettivo dell'Inter, un altro italiano, Chiesa della Fiorentina, valutato circa 80 milioni. Vi chiedo, sono valutazioni troppo alte secondo voi per questi giocatori? Ma soprattutto, su quale di questi due giocatori voi avreste fatto, tra virgolette, la follia, o comunque avreste messo la vostra fish principale? Uno dei due, voi chi avreste scelto? Barella, senza ombra di dubbio. Barella, anche secondo me, probabilmente anche la sua valutazione è un po' esagerata, forse sarebbe stata più opportuna tipo una valutazione di 40 milioni, però è un ottimo giocatore e li vale. Anch'io dico Barella, anche se magari su un piano, sul piano appunto del mercato, soffiare Chiesa alla Juventus sarebbe stato comunque un bel biglietto da visita per questo mercato. Certo, anche la valutazione della Fiorentina è esagerata, è altissima, a mio modesto parere, però se devo scegliere scelgo Barella per questioni tattiche e tecniche. Se invece devo scegliere per una pura rivalità, per dimostrare la forza del mercato dell'Inter, avrei optato per Chiesa, perché comunque deve strappare un giocatore alla Juventus, un giocatore comunque di prospettiva. Però magari Conte potrà rivitalizzare Perisic sulla corsia di sinistra, quindi magari in questo preciso istante, momento, credo che sia più necessario per la rosa dell'Inter prendere un Barella che Chiesa. Il problema fondamentale di Chiesa è che non è continuo all'interno della stessa partita, lo abbiamo visto anche nell'Italia, nella partita dell'Italia, che andava un po' a fiammate, a volte usciva, era l'unico giocatore che non stava all'interno delle dinamiche del gioco della nazionale di Mancini, e per questo motivo 70 milioni mi sembrano esagerati, anche perché consideriamo che la Juve aveva preso Bernardeschi 40 e più o meno aveva espresso quasi lo stesso talento di Chiesa, quasi le stesse potenzialità, quindi è davvero una valutazione troppo esagerata per un giocatore che ancora ha tanta strada da fare. Il talento è enorme, però ancora nel contesto Italia, ad esempio, non l'ho visto benissimo. Aggiungo anche un'altra mia personalissima considerazione. Forse siamo anche in una fase, in un momento storico a livello anche internazionale, parlando sempre in ambito calcistico ovviamente, in cui di esterni offensivi magari ce n'è grande abbondanza, si può andare magari anche su una, tra virgolette, scommessa, comunque anche un profilo che abbia già esperienza internazionale preso dall'estero, mentre di giocatori come Barella, soprattutto già abituati al calcio italiano e in una zona del campo così importante, sinceramente con quelle potenzialità io ne vedo di meno in questo momento qui. Sì, assolutamente, hai centrato il punto in maniera perfetta. Detto comunque che Chiesa a questo punto potrebbe restare la Fiorentina, perché il nuovo proprietario della Fiorentina ha detto di voler ripartire da Chiesa, o comunque la Juventus sembra abbia piazzato un blitz che potrebbe aver tagliato fuori l'Inter, la notizia che ha infiammato di più i tifosi nerazzurri in queste ultime ore, in quest'ultima settimana, diciamo, è quella relativa al blitz di Marotta e Ausilio a Madrid all'inizio della scorsa settimana. Un blitz che ufficialmente è stato smentito dai dirigenti, ma che in realtà c'è stato, lo sappiamo. Si sa un po' meno di quelli che dovrebbero essere invece gli obiettivi di questo blitz e di questi incontri che ci sono stati a Madrid, che, lo ripetiamo, è una piazza internazionalmente molto importante per il mercato, quindi non solo relativa alle squadre di Madrid vere e proprie. Sono circolati tanti nomi quindi in entrata dal Real Madrid, ma a me, comunque a noi di PassioneInter.com, risulta ad esempio che ci siano stati anche nuovi contatti
per tenere viva o comunque continuare a sondare l'ipotesi Atletico Madrid per Icardi, che è comunque difficile perché vorrebbe restare in Italia. Si è parlato invece sui giornali soprattutto di calciatori del Real Madrid come il difensore Nacho, il possibile ritorno di Kovacic, Asensio, Bale, nelle ultime ore soprattutto l'esterno offensivo Lucas Vázquez. Io ragazzi vi chiedo, Antonio, qual è secondo te l'opzione più credibile e qual è quella più utile a questa Inter? E poi faccio intervenire tutti quanti. Io sinceramente credo poco alle piste Asensio e Bale perché hanno una valutazione troppo alta, esagerata in questo momento. Vázquez è uscito il nome di Vázquez più che altro però come un'alternativa a Lazaro dell'Hertha Berlino, quindi nel caso in cui l'Inter non dovesse arrivare a Lazaro, Vázquez sarebbe il primo nome. Per quanto riguarda gli altri due, secondo me sono quelli più credibili in questo momento. Nacho, perché è un difensore centrale, che nasce difensore centrale ma che fa il terzino, quindi ideale nella difesa 3 di Conte, ovviamente non un titolarissimo ma un ottimo rimpiazzo, anche esperienza internazionale. Kovacic dipenderà molto dalla valutazione perché Real parte da 50 milioni, in questo momento sono troppi. Se dovesse ovviamente scendere di qualche milioncino, l'Inter ci farebbe un pensiero perché sappiamo è un vecchio pallino di ausilio, quindi in questo momento Nacho e Kovacic quelli più credibili, secondo me quello più utile è proprio Nacho. Fabrizio, tu sei d'accordo? Sì, in gran parte sono d'accordo con Antonio. Aggiungo che Lucas Vázquez potrebbe anche lui essere un profilo adatto all'Inter, soprattutto perché sulla corsia di destra abbiamo bisogno di un giocatore che ha determinate caratteristiche. Molto però dipenderà dal modulo con cui Conte vorrà far scendere in campo i suoi giocatori. Infatti Vázquez è un giocatore che si sposa perfettamente con un modulo spallettiano come il 4-2-3-1, mentre per fare un esterno a tutta fascia non ha le caratteristiche di corsa che potrebbe avere ad esempio Perisic sulla fascia sinistra. Quindi Vázquez è un giocatore che tecnicamente è assolutamente da Inter, ha dimostrato degli altissimi valori, può anche giocare a sinistra all'occorrenza, come anche a volte ha giocato anche da terzino, però sicuramente il meglio lo potrebbe dare in fase offensiva e nel caso in cui Conte volesse giocare con il 3-5-2 non sarebbe il giocatore più adatto. Per quanto riguarda Nacho, è un buon centrale che si può adattare anche a terzino, quindi come diceva Antonio può ricoprire sia diversi ruoli in difesa 3 che in difesa 4. Non è sicuramente un fulmine di guerra, però ha dimostrato che nel Real Madrid poteva giocare senza problemi e sicuramente nell'Inter potrebbe anche lui dire la sua. Sì, sono praticamente d'accordo con quanto hanno detto già Fabrizio e Antonio. Io personalmente sono innamorato calcisticamente di Kovacic, anche se magari trovargli una posizione in campo è difficile, anche se comunque il suo rendimento non è stato dei migliori negli ultimi anni. Però quando giocava appunto con la maglia nerazzurra, io l'ho apprezzato tantissimo perché mi piaceva appunto come usciva dalla difesa palla al piede, le sue giocate, i suoi assist. Se devo scegliere, scelgo Kovacic, perché è come se appunto se fosse una storia d'amore che è rimasta sospesa tra Kovacic e l'Inter. L'Inter aveva affidato la numero 10, poi è arrivata quell'offerta irrinunciabile del Real Madrid, dell'Inter per motivi legati al fair play e quant'altro ha dovuto per forza accettare. Poi di tornare all'Inter Kovacic, anche lo stesso giocatore ha più volte dichiarato di comunque di voler tornare per dimostrare il proprio valore a Milano, quindi se devo scegliere un giocatore tra quelli che hai elencato, Lorenzo, io dico Kovacic. Poi è inevitabile che ovviamente se parliamo di giocatori della calatura internazionale come Asensio, Bale, ovviamente il desiderio sarebbe quello di vederli con la maglietta nerazzurra. Asensio soprattutto un giocatore che ha dimostrato negli ultimi anni, non nell'ultima stagione, però di avere qualità incredibili. Bale sicuramente la sua carriera parla per sé, quindi vedremo se saranno destinate ad essere soltanto dei sogni, come è stato Modric nell'ultima finestra di mercato, o altrimenti possono appunto essere delle piste concrete, e in quel caso l'Inter ci deve essere. Vi faccio una domanda secca, vi chiedo un nome diretto. Se aveste la possibilità di fare una follia in questo momento per questa Inter sul mercato, voi su chi puntereste? Anche non del Real Madrid, dico magari. Io direi Griezmann. Sarebbe secondo me l'attaccante perfetto da portare a Milano. Io resto in tema Real e direi invece Asensio. Se dovessi dire un nome, Bernardo Silva. Un giocatore che a me fa letteralmente impazzire, tecnico, rapido, può ricoprire diverse posizioni in diversi moduli, ha fatto un salto di qualità pazzesco negli ultimi anni con Guardiola,
sicuramente Bernardo Silva mi farebbe molto molto contento, molto felice. Io invece sono sempre più innamorato del buon vecchio Christian Eriksen, giocatore che tra l'altro è stato accostato anche all'Inter. Sappiamo che l'Inter in questa sessione di mercato potrà permettersi un investimento importante su un calciatore importante, fosse Eriksen io sarei molto molto felice per le caratteristiche tecniche e anche di spessore internazionale. Nelle prossime ore comunque è previsto un nuovo vertice di mercato tra i dirigenti dell'Inter e il nuovo allenatore mister Antonio Conte, che è sempre più nel vivo del mondo Inter. Di Antonio Conte abbiamo parlato in settimana anche in un'intervista molto interessante con Alessandro Onnis, lo conoscerete sicuramente, un volto noto anche delle Iene. Ci ha parlato di Antonio Conte anche con un retroscena molto interessante che vi faccio ascoltare. Io sinceramente ho il contratto, a parte un grande allenatore, una persona molto quadrata, precisa, che sa quello che dice, come lo dice, molto controllato, nonostante poi nelle sue parole traspare una grande passione, che la passione per il suo mestiere, per il suo lavoro, è per farlo sempre e comunque, cioè non dimentichiamoci qui a Empoli, perché un amico è andato ad aiutare un amico allenatore a cercare di raddrizzare una squadra che si era messa male per quella squadra, e lo ha fatto senza percepire un euro, semplicemente per la voglia di andare all'allenamento ad aiutare una squadra, ad allenare una squadra. Quindi ho incontrato una persona così, un grande lavoratore, che sinceramente, stando lì vicino, traspariva che c'era qualcosa. Si sente sempre più quindi l'effetto Conte, che come leggiamo anche oggi sulla Gazzetta dello Sport ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter, che hanno rinnovato in massa l'abbonamento a San Siro per la prossima stagione. Sono già infatti 12.000 gli abbonati alla prossima stagione dell'Inter. Tra questi chiedo anche al nostro ospite, ci sarai anche tu, Biagio? Ciao, buongiorno. Sì, ovviamente sono stato come l'anno scorso il primo ad abbonare nella prima ora del primo giorno in cui era possibile confermare, quindi io ci sono sempre e ci sarò anche l'anno prossimo. Benissimo, allora lo avrete sicuramente riconosciuto dalla voce per questo nostro episodio, nuovo episodio di Passione Intertalk. Abbiamo con noi Biagio, conosciuto ormai da tutti sui social come Biapri, fai un grandissimo lavoro sui tuoi canali social. Ti chiedo innanzitutto di entrare un po' nell'attualità del mondo Inter, partendo da quello che è stato il tema più caldo di queste ultime settimane, ovvero l'arrivo di Antonio Conte in panchina. Tu personalmente da che parte ti sei schierato? Sappiamo che c'è stato un po' di divisione tra chi sottolinea il suo passato juventino, chi invece, come stiamo vedendo anche dai numeri appunto dell'abbonamento, ha accolto il suo arrivo con grande entusiasmo. Sì, hai detto bene, è l'argomento caldo del periodo. Io prima di parlare con Conte voglio giusto dire due parole di ringraziamento a Luciano Spalletti, io l'ho sempre sostenuto in questi due anni e voglio ringraziarlo per il lavoro fatto e per lui come persona. La sua attenzione ai tifosi è davvero notevole, anche la curva l'ho sottolineato nel loro comunicato, quindi grazie Luciano. Detto questo, penso che fosse anche giusto cambiare, Luciano ha fatto un ottimo lavoro, però probabilmente i risultati sono stati un attimino inferiori alle attese con due quarti posti. Quindi è il momento di fare un salto di qualità e in quest'ottica io ritengo che l'arrivo di Conte sia quello che servisse all'Inter. Ho fatto un sondaggio sui miei canali su come i tifosi percepiscono Conte, se erano favorevoli o no, l'86% ha risposto sì. Quindi c'è chi ancora critica Gobbo, ex Juventino e così via, e critiche varie, e detto questo ritengo che sia un grosso professionista che ha fatto bene non solo la Juve ma anche dopo la Juve, vedi Nazionale dove aveva un parco giocatori abbastanza scadente, basta pensare che eravamo per lei in attacco, e nonostante questo è arrivata ai quarti di finale con la Germania dove abbiamo perso ai rigori, è andato in Inghilterra, ha visto il campionato e anche la Coppa locale con il Chelsea. Quindi io sono tra quelli contenti dell'arrivo di Conte, sento l'entusiasmo salire, speriamo che l'Inter riesca davvero a tornare più in alto. Con Luciano siamo tornati in Champions, dopo anni in cui eravamo addirittura fuori dalle coppe, adesso questo non ci basta più, ci serve soprattutto in campionato un salto di qualità. Io penso che Conte ce lo possa dare. Ce lo potrà dare
sembra soprattutto tramite quella che è la sua linea di una disciplina ferrea, giocatori tutti sul pezzo. In questo senso, nell'ultima stagione, in quella passata, c'è stato qualcuno che è venuto meno in alcuni momenti della stagione. I riferimenti chiaramente sono soprattutto a Mauro Icardi, ma anche Rajan Nainggolan, un altro elemento finito sotto la lente di ingrandimento in queste ultime ore di cui si sta parlando. Caso Icardi, tu da che parte ti sei schierato? Ormai sembra sia prossimo alla cessione, comunque sia nella lista dei cedibili. È un giocatore di cui si può fare a meno, secondo te? Allora, guarda, è stato davvero l'altro grande argomento di discussione dell'anno, anche per cui ho ricevuto diversi attacchi, perché io sono sempre stato un forte sostenitore di Icardi, l'ho ritenuto importante con tutti i suoi gol per l'Inter, quindi l'ho difeso nel momento in cui tanti lo attaccavano per altri motivi, ma devo dire che quest'anno mi è uscito dal cuore, per usare un'espressione semplice da capire, per il suo atteggiamento. Il momento cruciale per me è stato quando lui si è rifiutato di giocare per quasi 2 mesi, ha lasciato la squadra senza di lui nella sfida decisiva con il Francoforte in un derby. Lì non si è comportato da giocatore. Il fatto che ti levano la fascia, capisco che puoi restare dispiaciuto e tutto, ma ti vai sull'Aventino e rifiuti di giocare e dare il tuo contributo nonostante l'autostipendio che tu prendi, è per me totalmente inaccettabile, e penso che sia stato quello il momento di rottura con buona parte dei tifosi. Anche là ho fatto vari sondaggi sui miei canali, cui rispondono ogni volta molte migliaia di persone, e non è così netto come l'86-14 a favore di Conte, ma anche lì un 60-40 è favorevole a che lui lasci. Quindi rimane un buon gruppo di tifosi interisti attaccato e affezionato a Icardi, ma in questo momento la delusione prevale, e prevale anche dal lato mio. Ripeto, è un bravo giocatore e probabilmente come persona anche una brava persona, ma assolutamente troppo condizionato dal suo procuratore, e non è totalmente incapace di prendere le distanze quando il suo procuratore fa delle cose decisamente sbagliate. E uso il termine procuratore perché il fatto che sia moglie o donna e tutto è per me totalmente irrilevante, non voglio entrare in quell'ambito, ma un giocatore deve avere la sua personalità e deve riuscire a distanziarsi dal suo procuratore quando dice cose che non deve dire. Ecco, chiarissimo. In questi giorni il mercato chiaramente è quello che sta un po' di più accendendo i tifosi, anche le fantasie, i sogni di tutti quanti. Noi stiamo facendo un po' un gioco con tutti quanti e chiediamo a tutti. Noi sappiamo che l'Inter in questo mercato può permettersi, o comunque ha nei piani di fare un grande colpo. Fossi tu il direttore sportivo dell'Inter, hai a disposizione una fish? Su quale ruolo te la giochi, su quale magari anche giocatore, se hai un nome preferito tra centrocampo, difesa, attacco, non so, dimmi tu. Allora, sicuramente non c'è gran bisogno in difesa, dove abbiamo un grande portiere, abbiamo due grandi centrali, abbiamo preso Godin, quindi direi che stiamo discretamente bene, anche se forse qualcosina sulle fasce bisognerebbe fare, però passando con la difesa 3 probabilmente l'esigenza è un attimino differente da quest'anno. Non c'è dubbio che se vendessimo Icardi serve un centravanti alternativo, non possiamo fare la stagione soltanto con il buon Lautaro, su cui penso l'Inter debba puntare, che con Conte continuerà a crescere. Quindi secondo me una grossa esigenza numero uno è il rimpiazzo di Icardi. Si parla molto bene di questo Lukaku, che non sarebbe per niente male, o qualche dubbio in più su Dzeko, non fosse altro che per l'età, anche se ripeto, Conte talvolta riesce a fare miracoli, vedi quello che ha fatto con Pellè in nazionale. Quindi priorità numero uno è l'attacco, a mio parere. Priorità numero due è il centrocampo, dove spesso quest'anno siamo stati un attimino carenti, e dove sicuramente qualche cosa ci vuole. Si parla del possibile ritorno di Kovacic, a cui ero molto affezionato, e non sempre i cavalli di ritorno sono un grande successo, però se io dovessi scegliere, priorità numero uno attacco, dove Lukaku potrebbe essere il mio preferito, priorità numero due centrocampo. Bene, Antonio, hai una domanda? Sì, io esco un po' dall'Inter maschile prima squadra, andrei invece sull'Inter femminile, perché so che Biapri l'ha seguita da vicino nel corso di tutta la stagione. Ti chiedo, Biagio, come hai preso tu l'addio di De La Fuente dopo la stagione dei record e della promozione?
Allora, ti ringrazio di questa domanda. Sì, assolutamente, mi sono proprio innamorato del calcio femminile fin dall'inizio della stagione. Il momento cruciale è stato quando l'Inter è entrata nel calcio. Quindi dico, ma perché prima non la seguivi, non ne parlavi? Il motivo è molto semplice, perché FC Internazionale è entrata nel calcio femminile quest'anno con l'acquisizione a ottobre della SD Milano Inter Femminile. Quindi il motivo è molto semplice, è entrata a far parte della grande famiglia dell'Inter. Me ne sono assolutamente innamorato, perché c'è una passione da parte delle giocatrici. C'è un mondo assolutamente ancora pulito, molto vicino al dilettantismo, basta pensare alle cifre che corrono per gli ingaggi, e in questo momento c'è grande entusiasmo con la nazionale che ieri ci ha fatto sognare nella prima partita dei mondiali. Quindi sono estremamente contento di essere stato uno dei precursori, spesso lottando con tantissimo pregiudizio che c'è, e si continua continuamente a confrontare, no, non è calcio vero, anche inclusi anche giornalisti in TV o sulla carta stampata, a fare il confronto tra uomini e donne, che per me è assurdo. È come se tu dici una saltatrice di salto in alto che vince le Olimpiadi con 2,10 metri, ah no, è scarsa perché l'uomo salta 2,40. Cioè, fare il confronto negli sport com'è quello maschile e quello femminile, per me è talmente segno di un'ignoranza culturale incredibile. Quindi sì, sostengo il calcio femminile, è stata un'annata fantastica che ho seguito in moltissime partite dal vivo, e 21 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte, le ho soprannominate le invincibili, e guidate da un fantastico mister, Sebastian Della Fuente, che ho avuto modo di conoscere di persona seguendo la squadra, davvero una bellissima persona che mi ricordava nell'attenzione ai tifosi Luciano Spalletti. Devo dire che siamo rimasti tutti quanti molto sorpresi, tutti quanti, lui per primo, tutti ci aspettavamo dopo una stagione da favola la riconferma. E, tra l'altro, ancora più strano se tieni conto che Sebastiano La Fuente è il cognato di Zanetti, e invece la società ha deciso di licenziarlo. Una decisione, ripeto, incomprensibile, e ci sono sicuramente delle retroscena di cui preferisco non approfondire adesso. Amando l'Inter, non posso che sperare che chiunque venga faccia bene. Quindi io amo l'Inter, non sarò mai tra quelli che dicono ah sì, adesso farete male, quindi diremo che avete fatto. No, io spero che l'Inter faccia bene, spero che prenda ovviamente un buon allenatore. Dal punto di vista umano sono davvero vicino a Sebastian, penso che si sarebbe meritato l'occasione di guidare la squadra in Serie A. Probabilmente l'Inter ha pensato che era un allenatore ancora con poca esperienza, non aveva mai guidato una squadra a questi livelli, e voglio pensare che sceglieranno un allenatore con maggiore esperienza, e speriamo bene. Però io sono molto vicino a Sebastian e gli auguro tutto il bene possibile per il futuro. È davvero una bellissima persona, è un bravo allenatore, e il suo punto di forza è stato nel creare lo spirito di gruppo, perché l'Inter quest'anno aveva una base di ragazze che si conoscono da 8-10 anni, che vengono dal vivaio dell'Inter femminile, più hanno aggiunto quest'anno 3-4 elementi di esperienza, penso al difensore Roberto Dadda, che non ha mancato praticamente neanche un minuto della partita, Angela Locatelli che è venuta 2 anni fa, il portiere Katia Schroffenegger, quindi e Fabiana Costi in attacco. Hanno preso 3-4 giocatrici di esperienza unite a un gruppo di vivaio, e la bravura di Sebastian è amalgamare questo gruppo, che non era assolutamente scontato che funzionasse bene, e creare davvero uno spirito di squadra pazzesco. Speriamo bene adesso per l'anno prossimo in Serie A. Ovviamente io continuerò a seguirle, sarà difficile l'anno prossimo per me, perché voglio seguire l'Inter maschile, l'Inter femminile e ovviamente le coppe europee, e devo anche trovare il tempo per andare a lavorare. Ci proveremo, non sarà facile. Benissimo, Fabrizio, hai una domanda? Sì, visto che abbiamo citato poco fa il mondiale femminile, voglio fare una domanda riguardo l'altro evento in corso in questi giorni che sta attirando molto l'attenzione, ossia il mondiale under 20. Come sai, Biagio Pinamonti sta disputando un'ottima competizione. Noi abbiamo fatto un sondaggio nei giorni scorsi presso le varie piattaforme social di Passione Inter, dove abbiamo chiesto ai tifosi se volessero ottenere Pinamonti o darlo in prestito l'anno prossimo, e i risultati sono stati abbastanza interessanti, perché la tifoseria è spaccata a metà: intorno al 50% ha votato nel tenere Pinamonti in prima squadra, farlo allenare con i big, fargli fare anche qualche presenza, un po' come Kane ha fatto con la Juve quest'anno, e l'altro 50% invece ha votato per mandarlo in prestito per farlo giocare di più. Io personalmente penso che, avendo fatto il prestito già la scorsa stagione a Frosinone, quest'anno preferirei tenerlo in squadra ad allenarsi con i big e a provare a fare più minuti possibili con la maglia nerazzurra. Te invece di che opinione sei? Di questa qui o per mandarlo in prestito?
Allora, questa è una bella domanda, mi ha dato anche una buona idea per il sondaggio, lo ripeterò anche sui miei canali, ma probabilmente il risultato sarà simile al vostro, di una tipo serie spaccata, anche se io penso che saranno più quelli che voteranno nei miei canali, perché ho visto tantissimi messaggi dopo la performance in nazionale, davvero gente entusiasta di Pinamonti. Io lo terrei, io lo farei tornare anche perché c'è il cambio dell'allenatore, quindi mi piacerebbe che Conte lo vedesse in allenamento durante la settimana e tutto, e penso che Conte può farlo crescere piuttosto che continuare a darlo in prestito in giro per l'Italia. Sì, io forse lo farei tornare. Stiamo creando una nuova Inter, l'Inter che può ripetere le orme di un'altra Inter storica. Penso che Pinamonti può far parte di questo, sicuramente non come giocatore titolare, come riserva, ma mi piacerebbe che Conte lo avesse sotto mano per valutarlo e farlo crescere. Io resto in tema nazionale e voglio parlare con Biagio della trattativa, che è quella appunto più calda di questi ultimi giorni, che riguarda ovviamente Barella. Ti chiedo un giudizio sul giocatore, se secondo te è la pedina fondamentale da inserire nel centrocampo nerazzurro, e se sei d'accordo con la valutazione del Cagliari. Si parla appunto di una valutazione complessiva di 50 milioni, l'Inter comunque sta cercando di inserire qualche contropartita tecnica. Qual è il tuo giudizio su questa operazione? Allora, per quanto riguarda il giocatore, sono assolutamente favorevole all'acquisto. Barella lo seguiamo, nei miei canali se ne parla spesso, molti dei miei amici sono davvero appassionatissimi di Barella, già da quando pochissimi lo conoscevano, quindi l'ho visto giocare in nazionale, l'ho visto giocare con, penso che possa fare molto bene, tra l'altro comincia ad avere anche il vizietto del gol che male non fa, 2 partite in nazionale, 2 gol, e quindi sono assolutamente favorevole. Per quanto riguarda poi le quotazioni, ormai io la mia opinione è che sono davvero assurde le cifre di cui si sta parlando, tra l'altro sai, vivendo molto vicino al calcio femminile, mi rendo conto davvero della disparità incredibile sia di stipendi che di valutazione di tutto, quindi parlare di cifre 50 milioni mi sembra davvero incredibile. Poi in questi casi ovviamente quella è la richiesta iniziale, si siederanno e troveranno un compromesso, metteranno dei giovani a cui daranno anche là una valutazione esagerata e si troverà il modo per farlo. Io però sono contento che lui venga all'Inter, le quotazioni lasciamo stare. Io Biagio ti vorrei fare un'ultima domanda prima di salutarti, una un po' più personale. Dicevamo, sei molto attivo su tutti i social, fai un grandissimo lavoro, sei dovuto ripartire diciamo quasi da zero con il canale YouTube purtroppo. Volevo chiederti una cosa un po' più personale, su quale canale ti trovi meglio e riesci ad interagire meglio con i tifosi e quale rapporto stai creando anche a livello personale o comunque con i tuoi fan, con i tuoi followers sui vari social, che tipo di rapporto c'è, ecco? Grazie, ti ringrazio di aver citato lo spiacevolissimo chiusura. Il mio canale YouTube è quello storico da cui sono partito, il canale Viapri, all'improvviso in 2 settimane è stato chiuso, mi è stato dichiarato il copyright strike per un video del 2012, il famoso Juventus-Inter 1-3 che era su YouTube da 7 anni, che era stato visto già da 200.000 persone in questi anni, non erano mai stati fatti dichiarazioni di violazione di copyright, all'improvviso è stata fatta, il canale in 2 settimane è stato chiuso. È davvero spiacevole, sono ripartito il giorno stesso con il nuovo canale Biapri 58 e speriamo bene. Io amo tutti e tre, penso che sia importante il ruolo che ognuno dei tre, io su YouTube Biapri 58, Instagram Biapri 58 e Facebook Biapri. Non c'è dubbio che quello che è in crescita e che uso di più è Instagram. Proprio non c'è dubbio, Instagram permette sia di pubblicare foto e video nei post, che io li confronto, spesso li metto sia su Instagram che su Facebook e non c'è paragone tra il numero di visualizzazioni, il numero di like, chiaramente e soprattutto la platea giovane si sta spostando sempre più su Instagram verso Facebook. Facebook è molto comodo per altre cose, per esempio quando vado a una partita faccio sempre moltissime foto con grande attenzione ai tifosi, la caratteristica dei miei canali è proprio avere il tifo pulito soprattutto al centro, e quindi mi permette su Facebook di pubblicare album fotografici con 200, 300, 400 foto che non sarebbe possibile pubblicare su Instagram. Instagram è quello che permette il contatto giornaliero, io ricevo centinaia e centinaia di messaggi ogni giorno e ogni sera, spesso tra mezzanotte e l'una di notte,
trovo il tempo per leggerli tutti. Io leggo tutti, il 100% dei messaggi di chi mi scrive, rispondo a moltissimi, magari con un cenno, uno smile o una parola, e questo ha creato un forte legame tra me e i follower del mio canale. E l'altra cosa è il rispetto che c'è sui miei canali per i tifosi e le altre squadre. Io sono un fortissimo avversario della Juventus, ma non la odio, è il mio avversario sportivo, ma mai direi una parolaccia contro la Juventus o gli Juventini. Quindi sui miei canali c'è una passione infinita per l'Inter, lo dico apertamente, sono canali interisti, ovviamente è l'Italia quando gioca l'Italia, ma c'è enorme rispetto per tutti gli altri. E il terzo elemento dei miei canali è il sorriso. Sdrammatizzare, parliamo di calcio, viviamolo con allegria, zero violenza, zero razzismo, zero discriminazione. Sono quello che cerco di portare, e do sempre priorità ai valori che porto rispetto alla ricerca spasmodica di follower. Ti faccio un esempio: io ho dato moltissimo incentivo, attenzione al calcio femminile. Adesso speriamo che con la nazionale le cose cambino. Ieri ho visto un entusiasmo anche sui social incredibile, ma costantemente, ogni volta che pubblico foto, post del calcio femminile, prendono meno visualizzazioni, meno like rispetto a se pubblico anche una semplice foto di un giocatore scattata da me o da un follower. E c'è sempre qualcuno che scrive: ah Biabi, ma perché questa attenzione al calcio femminile? Non è vero calcio, e così via. E spesso gente che lascia il canale, ho avuto momenti di diminuzione di follower, ma a me non importa. Il mio canale ha una sua linea, tra virgolette, editoriale, che è il focus sul calcio pulito, pari sostegno a calcio maschile e calcio femminile. Sono convinto che nel medio e lungo termine sia la cosa giusta. Se devo rallentare nel short term, nel breve termine, perché do molta attenzione al calcio femminile, accetto questo, perché cerco di fare ciò che è giusto e non soltanto ciò che mi fa crescere nel breve termine, e sono sicuro che nel lungo termine anche i numeri mi daranno ragione. Benissimo, stai preparando allora una grandissima stagione, ci vediamo a Lugano, sarà il ritiro? Allora, sto preparando adesso il programma dell'estate, che in effetti comincerà già da inizio luglio, perché vado alle Universiadi, come sai, Universiadi il calcio femminile, proprio collegandoci a quello detto prima, sai che in nazionale maggiore non c'è nessuna delle interiste, e anche per motivi di lavoro non sono riuscito ad andare in Francia, ma invece ci saranno, ancora non sono uscite le convocazioni, ma almeno 4-5 interiste che giocano adesso, giocatrici che giocano nell'Inter femminile, più ci sono almeno 3 giocatrici che conosco perché sono interiste accanite, come Leonora Goldoni, tifosissima interista che noi speriamo di avere nell'Inter l'anno prossimo, come Giorgia Spinelli che gioca in Francia ma è tifosissima interista, come la Bonfantini che era dell'Inter, andata in prestito a Roma, tutte loro fanno parte dell'Italia che giocherà all'Universiadi. Anche là è una dimostrazione un po' della differenza di livello culturale tra calcio maschile e calcio femminile. All'Universiadi, che sono un po' le Olimpiadi degli universitari, l'Italia ha squadra maschile e femminile nel calcio. Il squadra maschile, ho visto i nomi, non ne conoscevo nessuno, sono tutte riserve di Serie C e qualcuno riserva di Serie B, tutti nomi assolutamente sconosciuti. Nel calcio femminile mandiamo la nazionale Under 23 con giocatori bravissimi di Serie A e di Serie B. Fa vedere un pochettino la differenza tra i due calcio. Dopodiché spero di riuscire a fare un weekend a Lugano, e dopodiché aspetterò l'inizio della stagione, ripeto, cercherò di farne il più possibile conciliando aspetto l'uscita dei calendari per vedere come l'Inter dovrebbe giocare femminile in genere di sabato, anche se ci sono adesso i posticipi Sky, potrebbe essere domenica, vedremo l'Inter maschile, abbiamo la Champions, sarà una stagione molto impegnativa, e il mio sogno massimo ovviamente è che in entrambe i campionati maschile e femminile la squadra di Conte nel maschile e la squadra non sappiamo ancora di chi nel femminile possono insediare questi filotti di scudetti consecutivi, perché siamo a 8 scudetti consecutivi della Juventus nel campionato maschile e già 2 scudetti consecutivi della Juventus nel campionato femminile. Sarebbe ora di interrompere queste serie e sarebbe bello se fosse l'Inter a farlo. Sì, e io ci sarò. Benissimo, sarebbe assolutamente. Ora questo è quello che ci auguriamo tutti quanti. Io ringrazio Biagio, Biapri, vi ricordo di seguirlo su tutti i social. Grazie Biagio per essere stato qui con noi stamattina. È stato un piacere, in bocca al lupo per i vostri canali. Ciao, alla prossima. Ciao Biagio, anche a te, a presto. Ciao Biagio. Ciao. Ciao Biagio. Bene, allora questo era Biagio, il nostro Biapri. Passiamo subito ad un nuovo grande ospite, perché abbiamo detto in apertura di puntata, tanto mercato, ci sono tanti nomi in ballo in queste ore, si parla soprattutto di un asse molto caldo con la Roma, di questo parliamo con Andrea Di Carlo di Teleradio Stereo. Benvenuto Andrea, grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti.
Allora, l'argomento caldo, mercato caldissimo ovviamente anche in casa Roma, che sta partendo per innanzitutto dal nuovo allenatore, perché ormai sembra cosa fatta, questione di ore l'annuncio di Fonseca. Ti chiedo, come state vivendo questo cambio in panchina, come sarà accolto, cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo allenatore sul quale c'è molta curiosità chiaramente? Ma innanzitutto che inizi la stagione, perché la Roma ha vissuto un maggio tremendo dal punto di vista di alcune scelte societarie discutibili, come la rinuncia a Daniele De Rossi, non tanto dal punto di vista tecnico, perché è per forza di cose nelle facoltà anche delle grandi squadre di avere la possibilità appunto di rinunciare a giocatori di una certa fascia d'età, ma soprattutto nella gestione dell'ultimo anno e soprattutto in quella conferenza stampa che purtroppo ha evidenziato tutti i limiti del management italiano e di come poi la proprietà da Boston sia ancora abbastanza lontana dalle dinamiche di Trigoria. Sono tanti giocatori che hanno espresso comunque l'idea di cambiare aria, sono stati tanti tecnici che la Roma ha contattato senza trovare poi però il profilo giusto. Sembra essere arrivato, anzi siamo solamente in attesa di un'ufficialità che dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì. Il management al completo si sta riunendo in queste ore a Londra e c'è già stata la firma di Paolo Fonseca sui contratti spediti via mail. Mercoledì ci sarà un incontro ufficiale con James Pallotta, che è a Londra per altri affari. Dopodiché, insomma, mercoledì ci sarà modo quindi di iniziare in maniera del tutto ufficiale, ma già oggi la Roma è chiamata a prendere delle decisioni. Parlerò ovviamente con Paolo Fonseca degli aspetti probabilmente meno impellenti, o meglio meno prioritari, mi sento di dire, anche se bisogna prendere una decisione sul ritiro precampionato, con la Roma che si deve per forza di cose radunare in meno di 15 giorni. E poi ovviamente si inizia a parlare anche di mercato, perché Paolo Fonseca la Roma la conosce molto bene, non è una squadra che tra l'altro insomma non ha avuto modo di affrontare, lo ha fatto nella scorsa stagione, anzi 2 anni fa in Champions League, sa quali possono essere i punti di forza, sa quali possono essere invece i ruoli che vanno sicuramente coperti in maniera migliore rispetto a quello che aveva fatto purtroppo Monchi nella scorsa sessione di mercato estiva. E quindi c'è tanta attesa, perché si è passati da un momento di grande smarrimento, che il nuovo CEO Fienga aveva anche definito un momento di forte autocritica, e adesso la clessidra continua a risparmiare secondo dopo secondo qualche granello, e la Roma deve farsi trovare pronta, perché qui parliamo di una stagione che parte molto probabilmente intorno al 26 di giugno, e come potete controllare anche sul vostro calendario, che è identico a quello che sta a Trigoria, non manca così tanto. Chiaro, chiaro. Fabrizio? Sì, ho un po' di domande per Andrea. Allora, la prima è: che Roma dobbiamo aspettarci da Fonseca a livello tecnico e a livello tattico? E come sai, negli ultimi anni l'asse di mercato Roma-Milano è sempre stato molto caldo. Nelle varie operazioni che potrebbero riguardare dei romanisti che si presume vadano a Milano, c'è anche qualche interista che potrebbe fare alla causa romanista dal punto di vista del gioco di Fonseca? Allora, parto dicendovi che Fonseca è un tecnico, è il classico profilo di tecnico europeo. Lui arriva dalla scuola di calcio portoghese, ha avuto modo di confrontarsi con questa realtà che a noi sembra un po' lontana geograficamente parlando, ma poi alla fine il calcio dello Shakhtar è sempre stato molto europeo, contaminato da questa nidiata di talenti brasiliani, che finché poi, come ben sapete, la situazione sociopolitica ha avuto modo di continuare ad attrarre, tanti protagonisti dello Shakhtar adesso stanno facendo le fortune delle migliori squadre d'Europa. Basti pensare alla Manchester City di Guardiola. 4-3-3, 4-2-3-1, ormai da lì in pochi si distaccano.
tanto possesso palla, l'idea di non concedere molto all'avversario, l'idea comunque di essere in grado di cambiare immediatamente il ritmo alla partita, di cercare le spaziature, le linee di passaggio corrette per trasformare la fase difensiva in fase offensiva. Un tecnico, ce l'hanno descritto anche colleghi e amici portoghesi che lo conoscono bene, che sa organizzare bene la difesa e che ha poi nel suo DNA, insomma, la voglia di vincere qualsiasi partita che ha modo di disputare. Che Roma ci dobbiamo aspettare? È una Roma sicuramente che guarderà al bilancio, è una Roma che si andrà a togliere qualche ingaggio pesante, ma non credo che sia una Roma che dal punto di vista qualitativo può permettersi troppo di essere ridimensionata, perché la Roma ha necessità molto più di altre piazze di andare in Champions League per un discorso economico, e allora ridimensionare e fare un progetto troppo di giovani rischierebbe di mettere la Roma nelle condizioni di competere per il quinto o il sesto posto. Siccome ci sono tre forze in questo momento in Italia che mi sembrano staccare le altre per i primi tre posti, l'obiettivo quarto posto per la Roma deve essere assolutamente alla sua portata. Quindi mi aspetto qualche acquisto importante, qualche top player, nel senso qualche nome già fatto, e altri nomi con i quali invece si può costruire. Non farà parte della prossima Roma ed Dzeko, che formalmente è già un giocatore dell'Inter, e in attesa di capire che tipo di formula porterà il bosniaco dall'altra parte. Petraghi, vi posso dire, me lo definiscono, me l'hanno definito da Torino, un osso duro quando si cede, perché qualcuno aveva già ipotizzato: ah, vedrai che Roma e Inter trovano un accordo in breve tempo. No, non è così, l'accordo non è neanche così vicino, così mi è stato detto. Però c'è modo e maniera di mettersi al tavolino e di trovare la soluzione più corretta. Antonio Conte non ha trovato le condizioni giuste per allenare la Roma, ma penso che metà squadra che sta a Trigoria gli piacerebbe vederla con la maglia dell'Inter, quindi quasi nel voler formare una Roma bis. Scherzi a parte, gli altri due nomi sul taccuino di Conte sono quelli di Kolarov e Florenzi. Su Kolarov non credo possano esserci altre difficoltà, è un profilo molto simile a Edin Dzeko per la Roma, un ingaggio pesante, un altro over 30, e la Roma da quella parte ha Luca Pellegrini e sicuramente Ismaili dello Shakhtar, è un profilo che Fonseca vorrebbe portare con sé. E sul discorso Florenzi, le vie del mercato sono infinite e ormai tutti noi abbiamo iniziato a capire che non ci sono incedibili, però capirete bene anche a livello ambientale, nel momento in cui la Roma decide di salutare De Rossi, salutare quello che attualmente è il nuovo prototipo di capitano romano e romanista, diventerebbe molto molto complicato. Allora, come ha detto di no all'ipotesi Mihajlovic, perché capisce in questo momento anche il tifoso deve essere un pochino tutelato da determinate scelte un pochino rischiose, che Kolarov e Dzeko vadano a giocare all'Inter ve lo do al 90%, che ci vada a Florenzi secondo me le percentuali sono molto molto ridotte. C'è un giocatore dell'Inter che farebbe carte false per tornare alla Roma, che raggia Nainggolan, però quello che abbiamo raccolto da Trigoria è che la decisione dello scorso anno, fortemente indirizzata da Monchi, con il giocatore che è andato controvoglia a Milano e che vorrebbe tornare di corsa nella capitale, è una decisione che non ha trovato grossi fan, ecco, del ritorno del belga a Trigoria. Ecco, hai toccato un tema molto caldo, io faccio anche prima un passo indietro perché hai parlato di Edin Dzeko e di Kolarov, dandoli come probabili acquisti dell'Inter. Noi in questo senso abbiamo delle conferme anche noi. In particolare però ti chiedo, su Kolarov i tifosi sono abbastanza propositivi, comunque in tanti lo vorrebbero, è un profilo che piace molto. Su Dzeko invece l'opinione interista si è un po' più spaccata. Io ti chiedo quindi, rivolgendoti a questi tifosi che si stanno un po' dividendo, che tipo di giocatore arriva all'Inter e cosa può dare secondo te all'Inter Edin Dzeko? Edin Dzeko è uno dei 9 più completi che ci sono ancora in circolazione in Europa. Capisco che i suoi numeri nelle 4 stagioni giallorossi non sono sempre stati da top player, però calcisticamente parlando sarà
sarà complicato ritrovare un giocatore come Dzeko. Un paragone attuale per caratteristiche, non per numeri, lo possiamo trovare secondo me con Harry Kane. Cioè, sono quei giocatori che li trasformiamo nel nostro ideale collettivo come un numero 9, ma sono dei numeri 10 all'occorrenza, sono dei numeri 7 e 11 quando c'è da dare una mano alla squadra. È quell'universalità e quella duttilità tattica che, per esempio, voi, come giustamente avete avuto modo di affrontare e di vedere da vicino, non potreste mai accostare alle caratteristiche di Mauro Icardi, che volendo fare il paragone col passato, con Pippo Inzaghi, con Trezeguet, con tanti altri bomber d'area di rigore, nel momento in cui il pallone non transita dalle loro parti, voi vi scordate che questi giocatori sono in campo. Poi i numeri parlano anche per loro, e con la percentuale forse di 8 palloni su 10, quando passano dalle loro parti, il momento successivo sono in rete. Ed Dzeko è un giocatore totale, è un giocatore che sa giocare il pallone, che sa fare reparto da solo, ma è un giocatore molto umorale, è un giocatore che ha bisogno di sentirsi parte di un progetto. Difficilmente è il giocatore che nel momento, nella giornata in cui la squadra non va, perché la prestazione non è dei migliori, ti tira fuori l'asso dalla manica. Forse questo è il grande limite di Edin Dzeko, nel senso che è un giocatore che spesso ha bisogno di essere trascinato dagli altri compagni, non è lui stesso un trascinatore, però per la carriera che ha fatto tra Wolfsburg, Manchester City e Roma, tra l'altro con tutti gli alti e bassi, alla Roma parliamo in 4 stagioni del 7° marcatore di tutti i tempi, con 87 reti, non proprio poco. State parlando con uno dei più grandi estimatori di Edin Dzeko in Europa, credo, subito dopo il suo procuratore. Lo ritengo un giocatore che nel momento in cui sta bene, prima mentalmente che fisicamente, può fare veramente la differenza. Arriva un giocatore sicuramente in là con l'età, ma sul fatto che Conte abbia fatto come primo nome lui non mi stupisce, perché Conte conosce anche che tipo di impatto ha avuto nella Premier League, e soprattutto è un giocatore integro, un giocatore che, se non per qualche problema muscolare che può capitare a tutti, è un giocatore che non ha mai avuto grossi problemi dal punto di vista fisico. Con quelle caratteristiche lì, con quella voglia lì che lui ha ancora di misurarsi con la Champions League, con il rammarico di non aver vinto nulla in Italia con la maglia della Roma, a queste cifre qui, se poi verranno confermate, un impatto diciamo intorno ai 10 milioni di impatto economico, poi ci saranno sicuramente contropartite tecniche o altri giocatori inseriti, è forse l'acquisto dell'estate da parte dell'Inter. Poi dovremmo scoprire gli altri, ma Conte si porta a casa un attaccante veramente con i fiocchi. Bene, bene. Raffaele? Sì, io rimango sempre in tema mercato. Andrea, io ti chiedo, si parla di diverse contropartite che l'Inter potrebbe giocare, mettere sul tavolo per convincere la Roma a abbassare un po' quelle che sono le richieste economiche. Ecco, se tu dovessi scegliere su chi punteresti dell'Inter, si fa per esempio il nome di Radu, di Pinamonti, che sta facendo bene tanto al Mondiale Under 20, ti chiedo quale può essere il nuovo Zaniolo da poter lanciare nella Roma? Allora, Radu, sapete meglio di me, è stato un nome che Monchi aveva chiesto immediatamente come contropartita tecnica dell'affare Nainggolan, ma gli è stato risposto picche per due motivi: perché era già stato promesso e mandato in prestito al Genoa, e seconda cosa, quello che poi continua a filtrare come linea di pensiero alla Piano Gentile o Suning Center, aggiornandoci con i tempi, è che con un Handanovic non più giovanissimo e quel portiere lì, mi sembra veramente un bel prospetto di campione, sto parlando ovvero di Jonathan Radu, l'Inter non vorrebbe farne a meno, perché l'erede di Handanovic se lo sta costruendo tra virgolette in casa, facendolo crescere al meglio. E Pinamonti, io devo dire, l'ho visto ogni tanto col Frosinone. Sarà che in un contesto come quello del Frosinone, con tutto rispetto parlando, difficile incantare, difficile rimanere estasiati dal gioco del Frosinone. Ciano è un giocatore che per esempio qualcosina di buono ha fatto vedere, soprattutto quando è arrivata la matematica retrocessione,
una squadra che ha giocato un pochino di più con la testa libera, qualcosina di buono si è visto, però quello che sta facendo nel Mondiale Under 20 sta un pochino meravigliando tutti. Allora il paragone con Zaniolo già non regge, perché Zaniolo fu preso quasi veramente allo scoperto, se non di qualche tale scout che aveva avuto modo di vederlo e visionarlo bene in primavera, arrivato con un valore di mercato di 4,5 milioni. Pinamonti, stiamo già parlando di un ragazzo che ha già fatto un anno di Serie A, che stava trascinando l'Italia Under 20 almeno in semifinale, speriamo che martedì possa battere ovviamente anche l'Ucraina. E è un nome sicuramente che a chi a Trigoria piace, anche perché a Trigoria, oltre al discorso di Edin Dzeko, bisognerà affrontare anche il discorso Patrick Schick. La Roma potrebbe aver bisogno di qualche numero 9 in più, e allora l'idea di affiancare al numero 9 titolare uno come Pinamonti per me può essere un'opzione sicuramente molto, molto importante. Ripeto, nelle varie considerazioni poteva starci anche il nome di Nainggolan, però è un nome che rimane molto freddo nei pensieri della Roma di attuale. Poi, attenzione ragazzi, nel senso che noi stiamo parlando nella mattinata in cui inizia ufficialmente il corso Paolo Fonseca, ufficialmente, perché oggi ci sarà comunque il primo vero incontro, il primo vero contatto nel quale si inizierà a programmare la stagione. Non è detto che tra, non so, 2 o 3 giorni Fonseca chiama Petraghi e dice: guarda, riportami Nainggolan perché so che con me quest'anno, non lo so, fa 10 gol e lo faccio tornare il giocatore che conosciamo. Sappiamo insomma che determinate dinamiche possono ancora esserci, però al momento sul discorso Roma-Milano il nome di Nainggolan è abbastanza in stand-by. Antonio? Sì, quindi tu prima parlavi di Dzeko come colpo dell'estate dell'Inter, ti chiedo se potrebbe essere Icardi il colpo dell'estate della Roma, se si tratta solo di una suggestione, secondo te è difficile o meno. E poi una considerazione su una partita che si gioca domani tra Inter e Roma Primavera per la semifinale del campionato. Allora, partendo da Icardi, insomma, potete immaginare che tipo di impatto ha avuto la notizia qui a Roma. Ci sono due particolari criticità su questo discorso. Non la definirei una suggestione, perché di Icardi se ne è parlato tra Roma ed Inter. È chiaro che la Roma è rimasta in qualche modo intrigata dall'idea. Però su Icardi, e qui ovviamente voi avete modo di confermare, ma c'è una situazione di rapporti molto delicata. Conte non lo vuole vedere forse nemmeno il primo giorno di raduno Icardi, e Vandanara continua a dire a tutti, anche ai tifosi sui social network, che il suo lavoro lei l'ha fatto e che quindi Mauro Icardi resterà all'Inter il prossimo anno. Si rischia di andare ad un muro contro muro che non fa bene a nessuno dei due, perché l'Inter rischia ancora di più di andare a depauperare il valore economico in questo momento del cartellino dell'argentino, e il giocatore stesso rischia di farsi un anno di allenamenti senza mai vedere il campo. Quindi logica vuole che si troverà un accordo. Credo che un giocatore come Icardi preferisca in questo momento andare a giocare in una piazza dove può misurarsi ancora una volta col palcoscenico della Champions League, volendo comunque specificare che non è che sia mai stata la sua specialità, ecco, in casa. È sempre stato molto più un bomber da campionato, perché l'Inter è tornata solo da 2 stagioni, anzi da una, per la prossima, a giocare in Champions. Le criticità sono due: la volontà del giocatore, che è ancora tutta da scoprire, e ovviamente l'ingaggio. La Roma, per carità, nel momento in cui si può liberare o si liberasse di ingaggi pesanti come Dzeko, Kolarov, Pastore e Nzonzi, può esserci anche l'idea, la possibilità di fare all-in su un profilo come Icardi e tentare poi di gestire il resto della rosa in maniera un pochino più equa. Non ci dimentichiamo che la Roma poi, per sua stessa scelta, ha rinunciato a un altro ingaggio pesante, che è quello di Daniele De Rossi, quindi è un tetto salariale che si sta abbassando. Quindi staremo a vedere. Al momento non la considero una suggestione, ma non la considero nemmeno una trattativa, perché mancano ancora troppi tasselli a questo puzzle.
Per quanto riguarda la semifinale scudetto, tutti noi pensavamo che la Roma riuscisse a battere il Chievo con estrema facilità, presentandosi alla gara contro l'Inter in maniera sicuramente migliore. Ha sofferto tanto, forse anche troppo. Il pareggio era il risultato minimo, ma ci aspettavamo una Roma sicuramente un pochino più brillante. Quindi non so dirvi quanto ci arriva bene, quanto ci arrivi bene la Roma. Dall'altra parte si trova una squadra sicuramente forte e di qualità, però la stessa Roma di Alberto De Rossi in questi ultimi anni ci ha abituato a fare delle ottime cose, ad avere anche la capacità di essere un po' animale da playoff. Quindi partita sicuramente molto molto aperta tra due vivai che senza dubbio stanno portando all'attenzione del nostro campionato da anni tantissimi elementi molto molto interessanti. Non è un caso poi andare a vedere anche la nostra Under 20, la nostra Under 21, insomma tanti nomi che sono passati tra Appiano e Trigoria. Questo non può essere che il miglior biglietto da visita, a prescindere dai risultati del lavoro che si è fatto tra Roma e Milano, insomma sponda Inter. Andrea, io ti chiedo un ultimo rapidissimo commento. L'Inter ha salutato anche Luciano Spalletti al termine della stagione, ha riportato l'Inter nuovamente in Champions, c'è chi non vedeva l'ora che se ne andasse, in tanti però gli hanno riconosciuto l'ottimo lavoro che ha fatto in questi due anni. Voi a Roma un pensiero sul ritorno ce l'avete fatto anche tu a livello personale? Ti dico di no, anzi ti dico assolutamente di no, per lo stesso motivo che poi ha portato l'Inter probabilmente a non fare ancora meglio, nel senso, complimenti davvero, perché una squadra che era lontana da questo tipo di obiettivo in due anni se ne torna in Champions League. E da quel punto di vista pochi tecnici in Italia hanno avuto la continuità di rendimento e di piazzamento di Luciano Spalletti. Il più grosso handicap di Luciano Spalletti è il lato comunicativo. Lui riesce dopo un po' a scatenare sempre questa battaglia con i riportini, con i topini, li chiamava a Trigoria, magari qualche collaboratore o qualche inserviente che spifferava, che lo mandava immediatamente in una paranoia incontrollabile. Nei cronisti, sapete meglio di me, insomma, ma a noi da Roma abbiamo seguito sempre un po' col sorriso sulle labbra di chi sapeva quello che sarebbe poi accaduto di lì a poco. Lui si è ritrovato colleghi da Roma che seguivano le vicende dell'Inter, questa cosa già lo ha mandato praticamente su di giri, inizia a storpiare i nomi dei colleghi, insomma, rispetto a Mourinho, che era sempre stato uno che non andava a trovare nemici, ma voleva catalizzare su di sé l'attenzione mediatica per lasciare libera la squadra, lui purtroppo questo tipo di filtro non riesce ad averlo. Quindi lui crea la polemica che si riflette fortemente poi sullo spogliatoio. A Roma con Totti, con De Rossi, con altri giocatori. A Milano, non lo so, ditemi se sbaglio, ma ad un certo punto si pensava, almeno si ipotizzava, almeno da lontano, che il caso Icardi fosse stato un attimo contenuto, fosse stato un attimo messo lì da parte, ed era lui stesso in conferenza stampa o nel post partita a rimettere lì, insomma, un po' di legna per far ardere questo fuoco. Sì, abbiamo visto anche con qualche botta e risposta a distanza, con qualche frecciata anche lo stesso Marotta dopo il suo arrivo, sì, quindi questo lo confermo assolutamente. Quello è il suo handicap, non so se potrà mai cambiare, perché poi è toscano, è schietto e non ha filtri, Luciano Spalletti, ma mancherebbe quello per diventare uno dei tecnici più importanti non solo d'Italia. Una gestione comunicativa più moderna, più in linea con gli standard europei, senza dover per forza di cose trasformare la conferenza stampa in un'arena o da corrida, ecco. L'idea che si può parlare di calcio, tra l'altro quando lui parla di calcio in pochi sanno parlare di calcio come Luciano Spalletti, l'idea di trovare meno nemici, però dall'altra parte vi dico, non so se poi lui da questa ricerca affannosa di nemici non vada poi a ricercarli per trovare quel tipo
di carica quella volta. Non so se lui abbia bisogno di un nemico per far sì che poi la sua squadra possa correre ancora più forte. Ecco, vorrei che poi Luciano Spalletti senza nemici svuotato perda poi di efficacia, però è, secondo me è un dubbio amletico che ci porteremo dietro. Perfetto, Andrea Di Carlo, Teleradio Stereo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro a tutti. Grazie Andrea, a presto. Bene, allora questo era Andrea Di Carlo, Teleradio Stereo, abbiamo fatto il punto su tante manovre di mercato, soprattutto con l'asse Roma, abbiamo parlato di tanti temi in questa lunga puntata del nostro podcast. Andiamo nella nostra parte finale. Arriviamo quindi al consueto quiz settimanale, questa volta gli indizi sono stati preparati da Raffaele. Io ricordo a tutti i nostri ascoltatori di riuscire, di cercare comunque di indovinare il giocatore misterioso prima di noi. Se riuscite ad indovinarlo prima di noi, scrivetecelo, fatecelo sapere su tutti i nostri canali social, sul gruppo Telegram Passione Inter 1908. La settimana scorsa Fabrizio ha bruciato tutti in modo molto rapido. Vediamo Raffaele se sei stato più bravo di me nel creare gli indizi e nel metterci in difficoltà. Sì, spero di essere all'altezza perché anche la prima volta per me da presentatore, diciamo, quindi spero di essere all'altezza e spero di battere Fabrizio e cercare appunto di interrompere il suo dominio. Allora, ricordiamo come sempre che il quiz è caratterizzato da alcuni indizi di difficoltà diversa. Inizieremo con qualcuno più complicato per arrivare sempre a qualcuno più semplice. Riguarderanno ovviamente partite, aneddoti e quant'altro appunto legati a un giocatore che è appunto legato al mondo Inter. Io partirei con l'ordine Antonio, Fabrizio, Lorenzo, se voi siete d'accordo ragazzi. Va bene. Sì, sì, va bene. Perfetto. Allora, parto da una partita. Real Madrid-Inter 2-0 del 16 settembre del 1998. Ronaldo. Troppo no. Scontato. Sì. Roberto Baggio? No. Lorenzo? Roberto, però Carlos. No. Passo al secondo indizio. Il Senain è una squadra indiana. No, passo. Lorenzo? A me con quella squadra viene in mente solo Materazzi per il momento. No. Antonio? È nato nel 2001 Materazzi. Anch'io stavo dicendo Materazzi, quindi passo. Terzo indizio, questo è un ex giocatore dell'Inter, Grigoris Georgatos. L'irreprensibile Georgatos. No, passo, io passo. Karagounis. No. Fabrizio? Lampros Koutos. No, greco pure lui, ma no. Quarto indizio, è un'altra partita, sempre del 1998, Vicenza-Inter 1-1. Antonio? Passo, al momento non ci arrivo. Ti dico Salvatore Fresi. Non ci siamo ancora. No, Lorenzo? Passo. Allora, vi ridico gli indizi. Allora, Real Madrid-Inter 2-0 del 16 settembre del 1998. Il Senain, la squadra indiana. Il terzo indizio è Grigoris Georgatos. E il quarto indizio è Vicenza-Inter 1-1 del 16 dicembre del 1998. Questo è il quinto indizio. È un'altra partita, vediamo se questa vi può aiutare. Francia-Togo 2-0 del Mondiale del 2006. Fabrizio? Sì, ti dico Sebastian Frey. No. Lorenzo? Francia, mi viene in mente solo Djorkaeff. No, Antonio? Passo. Ok, allora secondo me questo indizio può aiutare. Iniziamo con quelli, diciamo, un po' più semplici. Champions League del 2008. Ci sono. Tocca a Lorenzo, mi sa, per iniziare, no? Ah, scusate. Adesso sento la pressione di Fabrizio che ha la soluzione. Oddio, spero, non è così sicuro. No, non ci sono. Boh, sparo un Zanetti, ma tutto no. In Francia Togo la vedo difficile. Era nel pubblico. Quindi io cerco di prendere tempo perché altrimenti poi Fabrizio indovina.
Vabbè, non è detto, magari. No, secondo me è detto. Quindi dovrebbe essere francese a questo punto. Vi aiuto e dico sì, è francese. Sì, cavolo. Anche perché i giocatori del Togo che hanno giocato nell'Inter, io personalmente non me ne ricordo. No, non credo. Cioè, a parte Adebayor, altri giocatori del Togo, non me ne vengono in mente. Confermo. Quindi dovrebbe essere un centrocampista. Cavolo, non mi viene. Niente, passo la vittoria a Fabrizio. La provo, eh. Silvestre? È proprio lui, Fabrizio, proprio lui. Ho cercato di farlo difficile, ragazzi, però Fabrizio è un campione, cioè è una cosa di incredibile. Fortuna, dai. Vi dico un po' gli indizi, Real Madrid-Inter 2-0 del 16 settembre del 1998 e l'esordio con la maglia nerazzurra di Silvestre che è stato acquistato da Rennes. Il Senai, nella squadra indiana, lui del 22 settembre del 2014 ha firmato, è stata anche l'ultima squadra, ha collezionato 14 partite segnando anche un gol. Giorgatos perché? Perché è stato lo stesso Silvestre a dichiarare che la seconda stagione all'Inter, quando arrivò Lippi, fece firmare Giorgatos e la società comunicò proprio a Silvestre che non avrebbe più avuto spazio. Da lì la scelta poi di trasferirsi in Premier League. Vicenza Inter del 1998, 1-1, è stato il primo e unico gol con la maglia dell'Inter di Silvestre, un pareggio che arrivò all'ultimo minuto, gara poi peraltro diventata famosa per il lancio della maglietta di West in faccia a Lukaku. La Champions League del 2008, quella vinta dallo United ai calci di rigore contro il Chelsea, Silvestre era in panchina, non è entrato, però faceva parte comunque della rosa di Sir Alex Ferguson. Francia-Togo 2-0, l'unica partita giocata da Silvestre ai mondiali del 2006. Gli altri due indizi erano il Rennes, che è il club francese di appartenenza, dalla quale l'Inter l'ha comprato per 14 miliardi, e l'ultimo indizio era Sir Alex Ferguson, perché comunque Silvestre divenne una pedina fondamentale, inamovibile della difesa dell'United, a differenza della sua avventura disastrosa, diciamo così, con la maglia dell'Inter. Quindi Giorgatos, l'indizio su Giorgatos era per il fatto che lui fu preso per sostituire Silvestre, giusto? Sì, no, ti stavo chiedendo, l'indizio di Giorgatos non l'ho capito. Sì, sì. Perché lui è stato preso per sostituire. Ok, perfetto. Sì, perché Silvestre è arrivato come centrale, poi è stato schierato da Simoni sulla corsia di sinistra. E questo diciamo che lo ha penalizzato parecchio nella sua avventura all'Inter. Poi è stato lo stesso giocatore, in un'intervista rilasciata qualche mese fa, che abbiamo anche riportato sul nostro sito, ad affermare che proprio l'arrivo di Giorgatos ha sancito quella che è stata la fine della sua avventura all'Inter. Sì, poi comunque era un buon giocatore Silvestre, ha avuto anche la sfortuna di arrivare molto giovane in una stagione in cui l'Inter cambiò ben 3 volte allenatore, il famoso 98-99 dei 4 allenatori, e in quel tritacarne che fu quell'anno era abbastanza prevedibile che un giovane giocatore si bruciasse così. Però dai, si è riscattato poi negli anni successivi con lo United. Bene, complimenti a Fabrizio. Allora vince ancora una volta lui, sempre più dominatore del nostro quiz. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori allora che sono stati con noi fino a questo punto di questa nostra lunga puntata di Passione Inter Talk. Vi ricordo di seguire passioneinter.com su tutti i canali social, di iscrivervi al gruppo Telegram Passione Inter 1908, nel quale tutti i giorni commentiamo in diretta tutte le notizie del mondo Inter. Lasciateci una recensione, fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata del nostro podcast. Ringrazio Fabrizio Scoglio per essere stato nuovamente con noi, co-founder di passioneinter.com. Ciao, grazie Lorenzo e arrivederci a tutti. E i nostri redattori, ormai consueti compagni di viaggio, Raffaele Caruso. Ciao Lorenzo e un saluto a tutti. E Antonio Siracusano. Grazie a te Lorenzo, un saluto a tutti. Io sono Lorenzo Polimanti, responsabile editoriale di PassioneInter.com. Vi ridò appuntamento al prossimo episodio di Passione Inter Talk e sempre Forza Inter.